dal sapore decisamente autunnale. Vi sto parlando della marmellata di prugne e oggi la realizzeremo con la cannella. Vi serviranno 1 chilo di prugne. Come vedete, io le sto lavando per bene e poi le vado ad asciugare e a fare a pezzettini all'interno di una pentola bella alta, capiente. Insomma, una pentola che potete tranquillamente mescolare il contenuto all'interno senza che vada ovunque. Quindi vado a lavare tutte le mie prugne per bene, asciugarle e le porto in postazione per prepararle. A questo punto non faccio altro che inciderle, le apro, essendo la prugna bella matura, riesco a togliere il suo, diciamo, nocciolo senza problemi e in questo modo le faccio a pezzettini all'interno, appunto, come vi ho detto, direttamente della pentola. Una volta che le ho tagliate tutte, vado semplicemente ad aggiungere lo zucchero, ovvero 250 grammi per 1 chilo di frutta pulita e 3-4 bacche di cannella, dipende insomma un po' dall'intensità che volete avere. E faccio riposare il tutto per almeno mezz'oretta nella pentola, senza accendere il fuoco. Prima di accendere il fuoco, vedrete che adesso vado a buttare un pochino d'acqua, circa un mezzo bicchiere. Vado ad accendere il fuoco e le faccio bollire per circa 35 minuti. Dopodiché tolgo le bacche di cannella, le frullo e le faccio bollire per altri 10 minuti. Quindi tempo cottura totale 45 minuti. Una volta cotto, il mio composto è bello liquido ancora, si solidifica poi raffreddandosi. Lo metto nei vasetti che ho sterilizzato in precedenza, li chiudo e li giro. Io poi faccio anche la pastorizzazione ogni volta in modo che la mia marmellata duri 2 anni e il gioco è fatto.